Stasera abbiamo avuto un incontro assieme al segretario provinciale Paolo Zappull con la dottoressa Cociuff e una delegazione dei disoccupati, che già loro stamattina avevano avuto un incontro come rappresentanza con la dottoressa. E questo è un incontro che noi avevamo chiesto lunedì scorso e la dottoressa ci ha mandato a chiamare oggi per vedere cosa si può fare su questa faccenda dei disoccupati di Augusta. Abbiamo trovato una dottoressa Cociuff abbastanza disponibile e sensibile a questi problemi, dove abbiamo affrontato tutta una discussione abbastanza ampia e ci sono degli impegni da verificare, impegni che già sono attuati. Per esempio, ci sono i cantieri di lavoro che sono stati finanziati anche da Augusta, ma ancora non hanno la, come si chiama, la circolare, cioè il protocollo, che a settembre dovrebbero partire e circa 140 persone di Augusta dovrebbero andare a lavorare per i 3-4 mesi che sono. Ci sono dei progetti della 328 pure, e dà anche possibilità di lavoro ad altri cittadini di Augusta. Abbiamo insistito con la dottoressa Cociuff di fare un protocollo d'intesa, e questo ha preso atto con il segretario, che fa avere una borsa, vediamo cosa dobbiamo fare, e affinché questa amministrazione, chi prende il lavoro da Augusta, faccia lavorare gli augustani in buona parte. L'ultima cosa è la cosa più importante, perché questo tutti in prospettiva, ma per domani su questo sono alla disperazione e purtroppo no, non sanno più cosa fare. Stamattina sono state qui da tutta la giornata, da stamattina fino ad ora. Ha preso un impegno la dottoressa Cociuff, dice: vediamo, faccio una verifica per i sussidi per le famiglie in difficoltà. Vediamo cosa, non è un impegno che ha preso, devo andare a verificare nei vari uffici cosa posso fare. Noi possiamo dire solo una cosa: abbiamo visto che c'è la disponibilità, dottoressa Cociuff, e la prendiamo in parola. Ma è vero anche che noi tutti i giorni, i disoccupati in particolare, metteremo questi punti che abbiamo preso con la dottoressa Cociuff e esposto come manifesto, dalla mattina alla sera, senza fare problemi a niente. I disoccupati stanno davanti a Pottone senza creare problemi a nessuno, ma ricordando gli impegni presi e affinché questi impegni vengano rispettati. E in particolare quelli tuttora, se è possibile, perché devono mangiare anche queste persone. E purtroppo ad Augusta ci sono famiglie e famiglie che devono mangiare indigenti. La disperazione è alta. Io mi auguro che questo intervento che ha fatto la dottoressa Cociuffo, io mi auguro che anche gli altri imprenditori di Augusta, altri ingegneri, geometri, se hanno dei lavori da fare, fanno pressione di sbloccarli affinché facciano lavorare gli augustani. Il sindacato può fare solo questo, fare pressione a tutti, assieme ai lavoratori, sempre, e pensare sempre ai disoccupati in particolare e a quelli che hanno di bisogno.